Let's go, bitches! Benvenuti a questo live commentary. Come sapete, mi piace veramente tanto fare i live commentary. Non lo so perché, forse perché mi danno ispirazione dove riuscire a giocare e parlare contemporaneamente, perché non è tra l'altro una cosa molto semplice da fare. E sono qui per parlarvi un po' di novità, come avete visto dal titolo. Per prima cosa, di aggiornarvi sulla situazione con i Fabe. Allora, per prima cosa voglio dirvi che con i Fabe non è successo niente tra di noi. Noi vogliamo giocare assieme, io, Kivi e Gunelit, ma ci sono vari problemi. Come sapete, ci sarebbe stato il Gamescom. Sfortunatamente al Gamescom non potrò andare con i Fabe. La motivazione del perché non potrò andare con i Fabe è il fatto che l'Activision Germany aveva già invitato un team, poiché noi non avevamo un quarto giocatore. E questo team sono gli UX. Ovviamente i Fabe hanno una rilevanza maggiore tra i vari giocatori tedeschi. Più che altro hanno una fanbase enorme. Sono compagni dello youtuber, non so se lo conoscete, Elotrix, ha tantissimi iscritti, è uno dei più famosi youtuber in Germania. La cosa è però che ovviamente, oh mio Dio, ne ho visto uno di là. Il problema è che non avendo una lineup definita, l'Activision Germany si è dovuta sbrigare per invitare un altro team. Ovviamente è stata fatta richiesta dai Fabe per ovviamente essere invitati. In questo caso, però, gli hanno fatto una richiesta speciale, dovendo spendere molti più soldi per invitare, ovviamente anche me in questo caso, e quindi invitare un secondo team tedesco. Il problema è stato che non c'erano abbastanza fondi da parte dell'Activision, e quindi sono stati costretti a dover fare un team tutto tedesco. In questo caso non vuol dire che io non giocherò più con loro, anzi, mi è stato detto da Gunelit che lui vuole proseguire a giocare con me, ma ha dovuto fare questa scelta più che altro per una richiesta che gli è stata fatta da Fate, che è il manager dei Fabe. L'altra cosa che mi è stata detta è che finito il Gamescom cercheremo comunque di fare una lineup che dovrebbe essere composta da me, MiniQ, Gunelit e Kivi. Ovviamente siamo noi i giocatori che vogliamo giocare assieme, e MiniQ è il giocatore che loro conoscono da parecchio tempo e vogliono provare all'interno del team. Se Fate, che comunque è il manager dei Fabe, non volesse fare una lineup, diciamo, straniera, in questo caso, perché io sono italiano, mi hanno chiesto di fare una divisione italiana, di creare una parte dei Fabe italiana, di prendere staff italiano, di creare qualcosa qui in Italia attraverso i Fabe. Io, questa qui è un'offerta molto interessante, ma stavo pensando anche che andrebbe contro tutto quello che è successo. Dopo aver visto la comunità italiana pure in questi giorni, come rispondere, cose che scrive, che fa, tutti i bambini che sono, perché è quello che sono delle persone che online fanno i leoni, poi quando sono faccia a faccia leccano il culo come se non ci fosse un domani, perché è quello che fanno. Il fatto è, così andrei solamente ad aiutare questa community che per me invece dovrebbe solamente collassare su se stessa, o almeno dare un aiuto a quelli che sono i nuovi giocatori, quelli che invece ci stanno mettendo l'anima e sto per prendere un bombardamento in piena faccia. Quindi non so se accetterò questa proposta. Tra l'altro, come sapete, COD sta sempre di più diventando un gioco sempre meno skillato. Lo so, a voi questa cosa forse non vi piace sentirvela dire, ma è la verità, non ci si può fare niente, è il gioco proprio che è così. Oltre a questo, questa richiesta dei Fabe mi è stata fatta anche questa richiesta per promuovere l'esport in Germania, o comunque collaborare assieme per creare qualcosa qui sia in Germania che in Italia, un po' come fondere le community, mergerle, non so come posso spiegarvi. L'offerta è molto interessante dei Fabe, perché io attualmente sono anche in contatto con un grande brand per cercare di promuovere l'esport in Italia, non solo ovviamente su COD. Non è facile tutto questo, ci vorrà del tempo, ovviamente dei sacrifici da fare, è ovvio, non ci si può fare niente. E la scelta ovviamente ricade su cercare di fare le scelte giuste in questo caso. Io mi sono sempre fidato dei giocatori e ho sempre fatto le scelte sbagliate, lo so, e ora me ne pento, cosa che non dovrei pentirmene ora. Non posso farci niente di questa cosa. Cercherò ovviamente di
fare ora la scelta giusta per tutti, sia per me che per la community. Come vedete, anche questo video è stato fatto su Power TV, era il mio primo canale, quello che diciamo mi ha reso famoso, dove tante persone hanno partecipato e diciamo gli sono piaciuti i miei contenuti. Io non ho mai avuto una mano da nessuno su YouTube, ho sempre lavorato da solo, ho avuto la fortuna di conoscere delle persone che hanno voluto collaborare con me. Ma non ho mai avuto l'occasione di poter sfondare. Vuoi perché ho cambiato 2 volte canali? Perché le persone mi dicevano: no, noi ti daremo una mano, noi faremo questo. Ma tutte le persone sono parla parla, serve solo per buttare acqua al proprio mulino. Ma oddio, c'è un nemico qui. Poche persone vogliono veramente aiutare, fare qualcosa, tutti pensano a poter prendere di più, ad avere di più, e lo so, quando uno ha qualcosa poi la vuole sempre di più, è come per i soldi o il potere, no? E qui è la stessa cosa, è come per la fama, quando uno vuole la fama ne vuole sempre di più, stessa cosa. E mi dispiace di questa cosa, di queste scelte, infatti io sarei dovuto rimanere su Power TV e mai andarmene, perché comunque grazie a tutto il vostro supporto, quello che avete fatto per me, qui siamo riusciti a diventare grandi e quindi perché non dovrei? Cosa è successo? Oh mio Dio, mi hanno salvato. Sono appena stato salvato. Allora, quindi il prossimo passo sarà, penso, di tornare a fare video, cioè di far conoscere a tutti che questo, il primo canale, quello serio, quello cattivo, quello aggressivo, sarà questo. I piani per quanto riguarda Black Ops 3 saranno ovviamente di giocare con i Fabe. Se la cosa non dovesse andare, ovviamente giocherò con qualcun altro perché non voglio abbandonare la scena competitiva, ma allo stesso tempo non voglio nemmeno tornare nello scenario italiano dopo tutte le cose che la gente ha fatto. Quindi vorrei cercare di rimanere qui nell'ambiente europeo, dove tra l'altro sono migliorato tantissimo, proprio in maniera esponenziale. Quindi spero ragazzi che voi mi diate tutto il vostro supporto sul nuovo canale e su questi nuovi progetti dei Fabe. E pure per farvi capire che i Fabe non vogliono abbandonarmi, ma anzi, loro vorrebbero giocare con me, ma per questioni ovviamente burocratiche dell'Activision e del loro manager, che è comunque la persona che loro in cui hanno sempre creduto. Dovete capire pure che i Fabe erano nati come uno shop e sono diventati quello che sono ora, con sponsor come la Bayer Dynamic, che comunque è uno sponsor grandissimo. Ah, non ho fatto il dash. Insieme Ganelit ha lavorato con loro e mi ha detto: Power, lavora con noi, dacci una mano, lavoriamo assieme, diamoci una mano tutti, poiché io sono partito con i Fabe che non erano niente e guarda ora dove sono arrivati grazie al nostro lavoro congiunto. Con te e le due community assieme, italiana e tedesca, che diciamo non sono messe bene queste due community, potrebbe magari cambiare qualcosa all'interno dello scenario dell'esport e finalmente far diventare questa una vera occasione e non più un sogno. Io spero quindi che voi darete tutto il nostro supporto ai Fabe, a Kivi, a Ganelit, a Fate. Io vi saluto, bitches, ovviamente state aggiornati qui sul canale Power TV. Io spero vi sia piaciuto questo piccolo gameplay, non ho fatto niente di che, solo 27,6, pure un brutto punteggio secondo me perché ho giocato parlando. Vabbè, comunque io spero vi sia piaciuto, let's go, bitches, al prossimo video.